questi due presi in bicchiamento. Mi lascio un microfono. Grazie. Signore e signori, eccoli! Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, Ciolito. Io direi che è doveroso iniziare con un brindisi che rimarrà comunque nella storia. Ieri i nostri due amici, assieme agli altri compagni di squadra, hanno centrato la qualificazione ai quarti di Champions League. Un traguardo mai raggiunto e speriamo che sia un traguardo per intanto intermedio. Quindi complimenti. Passa per piacere. Dicevamo un sogno. Ed è un bel sogno. Sì, sì, assolutamente. È un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile, perché sappiamo che ogni giorno facciamo del nostro meglio, ogni giorno ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi, e questo è l'entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite. Il Ciolito un sogno l'aveva già toccato con mano, no? Fare gol in Champions. Ieri a quel sogno se ne è aggiunto un secondo importante. Che bisogna sempre alimentare questo sogno. Da piccolo che volevo arrivare fin qua e adesso voglio di più, ovviamente. Un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più, perché mi alleno sempre per migliorare, per arrivare sempre più alto. Allora, voi avete una caratteristica in comune. Di tutti i giocatori della squadra, voi siete i due che non sono mai stati a Di Maro. Quindi il prossimo ritiro, il prossimo luglio, per voi sarà un esordio. Ma con i compagni ne avete parlato del ritiro? Avete condiviso? Sì, assolutamente, abbiamo avuto feedback molto positivi. Infatti siamo felici di poter partecipare a questo ritiro e siamo sicuri che ci troveremo alla grande, perché le esperienze dei nostri compagni ci hanno riportato questo, quindi ci fidiamo di quello che ci dicono e siamo pronti a, sicuramente avremo anche noi da raccontare feedback positivi. Giovanni? Quello che ha detto lui, siamo contenti di poter fare questa esperienza nuova e ovviamente poter raccontare le stesse cose che ci hanno raccontato loro. No. Per Di Maro, la Val di Sole e il Trentino, avere il Napoli ormai da 13 anni in ritiro è un sogno, è un bellissimo sogno che sta diventando anche una piacevole realtà per i rapporti di amicizia che sono nati in questi anni. Ma se parliamo di sogni, la città dei sogni è Napoli, e sognare non costa nulla. Che sogno possiamo pensare di fare a questo punto? La squadra, dici? Certo, e voi? E voi fate parte della squadra? Lo so, i sogni, come ho detto prima, bisogna alimentarli ogni giorno. Ho sempre sognato di arrivare in Champions, mi hanno dato la grande possibilità qui con il Napoli, adesso voglio di più, è la verità. Sì, assolutamente, sono d'accordo con Joe, perché noi cerchiamo, penso che la nostra forza sia quella di pensare giorno dopo giorno, di alimentare, come ha detto, questa voglia di fare sempre di più, ed è quello che ci sta portando ad avere dei risultati, e quindi quando le cose vanno in un certo modo penso sia giusto non cambiare, anzi cercare di continuare ad aumentare a fare quello che si fa sempre con più entusiasmo. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Pronti per le prossime sfide? Assolutamente. Sì. Allora abbiamo un piccolo impegno, questa è la maglia diciamo ufficiale del ritiro di quest'anno. Grazie. E chiaramente vi chiedo la firma, collaboro anch'io.
Agiri un attimo, ce la fai vedere un attimo. Prego. Vai. Grazie, grazie. Credo che un applauso sia doveroso. Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori. Grazie, grazie. E ovviamente l'appuntamento è a luglio, non abbiamo ancora le date esatte a Dimaro, come si dice a Napoli, Dimaro in Trentino, in Val di Sole in Trentino. Sicuramente i nostri amici saranno con noi, speriamo di fare un altro bel brindisi. Grazie a tutti. A questo punto abbiamo il buffet e il brindisi generale, i due giocatori l'hanno già fatto. Quindi grazie. Anche questo. Certo, Trentingrana direi che merita. Grazie per ieri. Ovviamente grazie alla società Calcio Napoli, a Guido Baldari, a tutto lo staff marketing, per l'attenzione sempre rivolta nei confronti del Trentino e della Val di Sole. Non l'ha mai giocata. Quarti. Girate di qua, girate. Grazie.